Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy IV, dove per l'appunto nella scorsa puntata ho interrotto il tutto così un po' bruscamente, però non mi ero accorto che praticamente mi era saltato l'audio e quindi non sono riuscito neanche a fare i saluti finali. Ma comunque, oggi partiamo alla volta della luna perché appunto continuiamo un pochino di quella che è la storia. Mentre invece successivamente, appena finiremo appunto questa fase di storia, inizieremo un pochino quello che sarà il farming del level up, ma soprattutto, anche se avremo modo di fare, diciamo che avremo modo di fare il level up più avanti nel gioco, quindi tranquilli, però dovremo affrontare un bel dungeon secondario e quindi è giusto comunque prepararsi, ma soprattutto è giusto reclutare quello che sarà per il momento il nostro quinto elemento del party. Quindi, dirigiamoci subito verso la luna. Eccoci qua, e noi esattamente dobbiamo andare qui. La zona che appunto vi stavo dicendo di side quest, o comunque di dungeon secondario, è per l'appunto la grotta che troviamo sull'estrema destra, ovvero l'antro del divino, dove siamo stati per prendere i primi pezzi di Genji, però ci ritorneremo dopo questa piccola sessione di gioco, proprio perché dovremo completarla, essendo comunque una side quest, non abbiamo premura, però è giusto completarla in questo momento, perché poi comunque tutti gli avvenimenti che avverranno verso la fine del gioco non mi ricordo se effettivamente mi potevano permettere di ritornare lì. Cominciamo quindi l'esplorazione del nuovo dungeon, ovvero l'antro lunare. L'antro lunare che ci permetterà di arrivare in una nuova zona. E quindi vi stavo dicendo che ci permetterà appunto di arrivare in una zona nuova. No. Madonna, che sfida, va assurdo. Tre allarmi, ottimo. Gli allarmi saranno importantissimi in futuro. Poi ovviamente vi spiegherò il perché al momento giusto. Tunnel lunare est.
Ho finito gli antidoti. Quindi adesso sarò costretto ad utilizzare le Esna per curarmi dal poison. No, io devo voglio andare dall'altro lato. Ah, qua non c'era niente. Porca miseria. Vabbè. Altri tre allarmi, ottimo. Se non vado di finisce, non la voglio utilizzare, a dire la verità. E diciamo che forse la cosa su cui dovrei effettivamente investire sono gli HP, però il problema è che gli HP non crescono. Proprio non crescono. Oh, eccoci qui nel Palazzo dei Cristalli. E qua dove mi teleporta? Ah no, qua mi curava se non sbaglio. Esatto. Sì, qua mi curava. E dall'altro lato forse mi dava gli MP. Esatto. Eccolo qui, Fusoya. Lui è particolare come personaggio. Zemus, ovvero questo lo posso dire perché ovviamente Zemus sarà il boss finale, anche se in realtà poi cambierà, ma ne parleremo più in là. Cluia. Quanti nomi simili. Ecco, e insieme ebbero due bambini. Uno sei tu. Quindi Fusoya tecnicamente è lo zio di Cecil. Era la voce dell'anima di tuo padre. Però ha detto che i figli erano due. Il seleniano Fusoya entra nella squadra. Ta-da! E guardiamo un pochino la sua capacità. Livello 50, sembra
Ovviamente è abbastanza standard, no? Però lui, ovviamente, guardate, utilizza magie bianche. Guardate che bello: Miracolo, Berserker, Esna. Però utilizza anche la magia nera. E guardate che magia possiede. Ovvero la potente meteo, la famosissima meteo. Quindi lui adesso potrà utilizzarla. Tanta roba. Tanta roba, Fusoia. Oh, qui cosa c'era? Ah, qui c'erano i cristalli. Noi siamo i cristalli lunari. E qui in questa terra che riposano i seleniani. Fusoia è sempre vegliato sul loro sonno. Siamo noi 8 cristalli a tenere Zemnus prigioniero. Ecco, quindi capite benissimo che. Quindi non sono. Ecco, quindi dalla loro piattaforma possono raggiungere. Il passaggio è bloccato da una forza invisibile. Perché appunto ancora non possiamo raggiungere la parte, diciamo, la parte finale vera e propria del gioco. Per cui torniamo indietro. Mi viene istintivo aprire sempre la mappa. Ecco, ora che abbiamo reclutato giustamente strada bloccata perché. Quando. E chi ha messo veleno? Oddio. Non mi ero accorto avesse inflitto veleno. Buono, Rosa ha imparato miracolo. Se non sbaglio è la praticamente rinascita con tutti gli HP, se non erro. Povero Fusoia. E che mi viene istintivo aprire la mappa. Cioè, a me piace vedere il pallino che scende sulla mappa. Non ci posso fare niente, è più forte di me. Allora, una volta arrivati qui. Possiamo prendere il nostro traghetto lunare, però tecnicamente noi dovremmo andare. Aspetta, dov'è che dovremmo andare in realtà? Sapete che neanche ci penso. Ah, probabilmente alla Torre di Babil dovremmo ritornare. Però noi non lo facciamo, perché come vi ho detto prima. Scusate il gioco di parole, di andare appunto verso la nuova parte di storia, avremmo dovuto reclutare il quinto elemento. Tra l'altro mi sono accorto adesso di una cosa, ovvero di cambiare appunto la formazione. Dato che adesso abbiamo 3 maghi e soltanto 2 DPS. La formazione migliore da utilizzare è questa, perché altrimenti Fusoia prenderebbe tante di quelle mazzate che tornerebbe nuovamente a dormire. Per cui continuiamo adesso l'antro divino, adesso lo possiamo continuare.
Niente, è comunque pazzesco il fatto di quanti HP riescono a togliere. È una cosa assolutamente sbilanciata. Molto probabilmente sarà a causa del fatto che stiamo giocando a difficoltà difficile. Questo me ne rendo conto. Però ha una. Veramente. È troppo sbilanciato il rapporto danni-livello. Cioè il rapporto HP-livello, scusatemi. Cioè, io sono praticamente livello 60, che comunque non è poco, e ho soltanto 2000 HP. Non è una cosa normale. Dovrei averne molti di più. Ma molti di più. Cioè, vedete? Ancora il problema è che non ho più MP. E quindi sono costretto ad utilizzare la coda di Fenice. Mi levo ste gran pozioni. Così sono a posto. Almeno ne approfitto. No, ma c'è veramente, non è possibile. Mi sa che non lo continuo ad esplorare sto dungeon per ora, perché è impossibile. Cioè, ho troppi pochi HP. E prendo un sacco di danni, senza sapere perché. Qua prendo l'armatura di Genji. E qua dovrei prendere. Oh, e qua prendiamo l'elmo di Genji. Elmo di Genji, armatura di Genji, no, le manopole di Genji qua non mi servono tantissimo. Le do magari a lui? No, vabbè, scherzavo. Efficace contro i maghi. Sì, potrebbe starci, ma. Può infliggere paralisi, questa è decisamente meglio. Ah sì, tanto. Beh, è equipaggiato bene comunque il tizio. Allora, se noi qua adesso dovessimo continuare, io lo dico perché è giusto per dovere di cronaca, tecnicamente dovremmo incontrare prima il Behemoth e poi Bahamut. E non so se effettivamente è, diciamo, la cosa giusta. Proviamoci. Allora, niente, non può essere perché veramente è ridicola quasi la differenza di livello tra i miei personaggi che hanno a stento 2000 HP a livello 50, quando tecnicamente dovrebbero averne almeno il doppio. Cioè, va bene la modalità difficile, ma così è proprio sbilanciato, non difficile. Comunque. Dovrò approfittarne per uscire fuori, magari trovare effettivamente dove level appare. Io già so anche dove effettivamente procedere per il level up, però vediamo. Magari poi vi aggiorno nei prossimi episodi. Io direi che per il momento possa essere tutto. Abbiamo fatto abbastanza già in questo episodio. Adesso mi concentrerò. Soprattutto nel level up mi concentrerò a vedere se posso migliorare l'equipaggiamento, anche se in realtà al momento possiedo l'equipaggiamento migliore del gioco, quindi non c'è altro. E per il resto niente. Grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.